this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good a Melito Porto Salvo con dei curiosi bambini che stanno aspettando Babbo Natale. I vostri nomi? Crystal e lei? Io Miriana. Come ti chiami? Irene. Irene, anche tu stai facendo la fila? Sei emozionata? Ciao, posso chiedere i vostri nomi? Come ti chiami? Tu come ti chiami? Rebecca. Come? Rebecca. Siamo al Bar Crystal aspettando Babbo Natale e ci sono molti bambini che stanno preparando la loro letterina, emozionatissimi e soprattutto desiderosi di esprimere i propri desideri. Questo bambino con gli occhi si vergogna? Come ti chiami? Con delle simpaticissime signore. Il vostro nome? Assunta. Maria Assunta. Daniela. E il nome di questa bellissima bambina? Giulia. Immagino che siete qui per Babbo Natale. No, certo. Peppa Pig. Per tutte e due. No, io sono Peppa Pig. per tutte e due. La letterina l'avete scritta perché Natale è per tutti, non solo per i più piccolini. Certo, io la scrivo tutti gli anni. E cosa avete chiesto? Guarda, non te lo posso dire, se no Babbo Natale non mi fare questo regalo. Grazie, allora buon divertimento. Grazie, ciao.
come ti chiami? Desiree. Desiree, sei già andata da Babbo Natale? No. Stai aspettando anche tu, quindi immagino che l'hai scritta la letterina. Sì. E che cosa hai chiesto? Non lo vuoi dire? Che mi porti una bambolina. Va bene. E Peppa Pink cosa ne pensi? Ti piace più Babbo Natale o Peppa Pink? Peppa Pink. Quindi sicuramente farai tante foto. Sì. Grazie. E qui al Park Crystal siamo immersi in un clima natalizio con tantissimi bambini che stanno aspettando di dare la letterina a Babbo Natale, e non solo a Babbo Natale, a vedere il loro mito, Peppa Pink, veramente molto curiosi e entusiasti di questa iniziativa tra mille bolle di sapone, soprattutto tanta felicità e allegria che poi è dei bambini. Al Bar Crystal a Merito Portosalve ci troviamo con il titolare del bar. Una buonasera. Buonasera a lei. Beh, innanzitutto complimenti per questa serata piena di bambini, di allegria. Volete parlare un po' di questa iniziativa? Io questa iniziativa l'ho fatta soprattutto per i bambini, che io ai bambini ci tengo molto. Ci tengo molto, e io quando vedo le bambine per me io mi ringiovanisco anch'io e sono molto contento per loro, soprattutto per loro. Ci saranno sicuramente altre iniziative? Ci saranno sicuramente altre iniziative nel futuro. Quindi nel mese di dicembre? Nel mese di dicembre faremo qualche cosa, altre cose. Qualche anticipazione? Vedremo, meglio non anticipare, le cose spontanee sono la cosa più bella che può esistere. Le cose spontanee, soprattutto. Se si programmano non riescono tanto bene, ma se sono spontanee, se riusciremo a fare qualcosa di buono per Melito e per questi ragazzi che crescono. La ringrazio e una buona serata. E auguri a tutti e anche a Studio 95.